Sì, qui in tutto il territorio nazionale, ma in particolare nella regione Emilia-Romagna, lo ha pagato con 20 militari che sono stati ricoverati per aver contratto proprio la polmonite da Covid. E purtroppo un nostro militare è scomparso, l'ha contato Cucinelli a Parma. Sono decine e decine, oltre centinaio di militari rimasti contagiati, per fortuna con esiti poi non così gravi come gli altri colleghi. Avete dovuto chiudere anche delle stazioni? Sì, abbiamo chiuso 8 stazioni, ma non abbiamo mai abbandonato il territorio, abbiamo inviato subito una stazione mobile sul posto, abbiamo fatto convergere i servizi esterni delle stazioni limitrofe, il tempo di sanificare la stazione, quindi nell'arco di un paio di giorni, di ripristinare le condizioni di igiene, e abbiamo sostituito colleghi che appunto erano contagiati, ragione per cui veniva chiuso quel presidio, li abbiamo sostituiti con dei servizi provvisori di personale proveniente da altre parti. Non abbiamo voluto mai abbandonare il territorio e dare quindi un segnale di continuità a chiunque. Avete anche offerto supporto nelle zone rosse e quelle con più alto contagio. Certamente, certamente, fin dal primo momento siamo stati molto coinvolti nella fascia del Piacentino, al di là del Po, perché Po e Codogno erano proprio al di là dei ponti, quindi quella fascia è stata immediatamente organizzata. Abbiamo mandato gran parte dei dispositivi di protezione individuali subito, fin dai primi momenti, proprio a favore di quelle parti, delle stazioni territoriali e delle stazioni forestali. Poi c'è stato un grande impegno su Codogno, all'interno della quale ha continuato ad operare una tenenza. Un segnale molto bello che ho avuto dagli uomini e dalle donne di quella tenenza è che nessuno se n'è andato, potevano non residenti non rientrare nella loro caserma, invece hanno scelto di rimanere, di continuare a rimanere nel territorio di loro competenza, dormendo all'interno della caserma, per non abbandonare la comunità, che hanno voluto continuare a servire in questa maniera. Ripeto, si potevano sottrarre perché potevano residenti non rientrare, sono rientrati tutti quanti e anzi ne abbiamo messi anche di più in servizio proprio perché quello era un momento di grande bisogno. L'attività di presenza e presidio sul territorio è passata anche da un'attenzione particolare a fenomeni come quelli degli abusi contro le donne e i Sì, bambini. diciamo tutto questo arco, questo anno ha visto un rafforzamento di tutte queste iniziative in favore soprattutto delle fasce deboli, i minori e le donne, con attività investigative ancora più incisive, con una continua ricerca di contatti, di dialogo, di rapporti con i centri antiviolenza, con cui abbiamo rafforzato e intensificato appunto la cooperazione. E attraverso la realizzazione di ulteriori stanze cosiddette rosa per poter sviluppare degli ascolti protetti appunto delle vittime di questi abusi. E siamo stati molto attenti nel periodo del coronavirus perché si sono manifestati e si sono registrati molti più fenomeni, soprattutto di violenza tra le mura delle domestiche. Quando lo abbiamo saputo, quando le vittime hanno avuto il coraggio e l'opportunità di segnalarcelo, siamo intervenuti tempestivamente, ma diciamo così, grosso modo il fenomeno è stato contenuto, aumentato sì, ma contenuto e perseguito per tempo. Comandante, lei ha detto i comandanti passano le missioni, la missione resta, ecco, il suo saluto alla popolazione. Vorrei dire che mi sono veramente innamorato di questa zona e diciamo di questa popolazione che esprime tanto senso civico, lo vediamo tutti i giorni nel percorrere le città, la gente ancora porta la mascherina, la gente segue veramente le prescrizioni e questa è l'espressione di questo alto senso civico che si respira qui. Però dicevo, non possiamo purtroppo appassionarci troppo, come comandanti passiamo, ma la missione, il testimone lo passiamo ai nostri successori con altrettanto piacere.